sto con la sposa e tante cose, è un documentario, è un'azione di disobbedienza civile, è il più grande crowdfunding mai fatto nel cinema italiano, è anche una favola per certi versi, nel senso che noi stessi fino a quando non siamo arrivati in Svezia non ci credevamo che fosse davvero possibile, no? di beffare la Fortezza Europa con la maschera di una sposa, di un finto corteo nuziale. E è una favola a lieto fine, appunto, dove un gruppo di amici di questo mare fanno esistere in quei 4 giorni un mondo diverso, un mondo un po' più bello, un po' più giusto, dove appunto si può essere amici e con una maschera si può credere a un sogno che poi ha contaminato migliaia di persone, perché poi appunto senza quei 3.000 quasi che ci hanno sostenuto non avremmo mai prodotto questo film e non saremmo arrivati fino a qua. Ma il film è stato girato sulla strada tra Milano e Stoccolma attraverso 5 paesi europei: Italia, Francia, Lussemburgo, Germania, Danimarca e Svezia, 6 paesi in realtà. È un viaggio di 4 giorni, 3.000 chilometri. La strada, il percorso l'abbiamo scelto appunto più per esigenze proprio logistiche che non artistiche, nel senso che appunto il film non è un film di finzione, è un racconto in presa diretta di questo viaggio, questa azione che abbiamo fatto, e quindi diciamo, abbiamo seguito la strada che ci portava in Svezia, e dove i protagonisti del nostro film realmente erano diretti a chiedere asilo politico e dove hanno chiesto asilo politico. E poi durante questo percorso chiaramente abbiamo fatto delle scelte invece un pochino più sceniche su alcune scene. Per esempio abbiamo deciso di fare la frontiera tra l'Italia e la Francia a piedi, sulla montagna, sul vecchio passo della morte, no? dove tanti italiani sono passati illegalmente negli anni del fascismo, della guerra e del primo dopoguerra, e così come abbiamo deciso di fermarsi a Marsiglia, nella locanda, a fare il concerto di Manar, o come abbiamo preso il treno tra la Danimarca e la Svezia, insomma. Cioè, avevamo alcuni appuntamenti scenici lungo il percorso e poi così riprendevamo in presa diretta quello che accadeva spontaneamente davanti alla camera. Ma cioè, i protagonisti sono tanti, nel senso che la scena è abbastanza affollata. Ci siamo in camera io e Khaled, che è anche il secondo regista del film, Khaled Soliman Nasseri, terzo regista, fra parentesi, Antonio Gugliaro. E io e Khaled nel film siamo, diciamo, i due organizzatori di questo finto corteo nuziale, che serve appunto a portare in Svezia queste 5 persone che abbiamo conosciuto a Milano, che sono Abdallah, che è uno studente di letteratura inglese di Damasco, appunto arrivato a Lampedusa e sopravvissuto a un naufragio che ha fatto più di 300 morti. E poi c'è Manar, che è questo ragazzino 13enne, un talento veramente incredibile del rap, che viaggia insieme al padre, anche loro in fuga dalla guerra in Siria. E poi c'è una coppia un po' più anziana, Mona e Ahmed, anche loro appunto diretti in Svezia. Qui sono 5 persone che noi accompagniamo, insieme a un gruppo che è fatto da una sposa innanzitutto, che è Tasnim Farid, che è questa nostra amica appunto palestinese siriana di Damasco, che si è prestata al travestimento, e un'altra decina più o meno di figuranti, che sono appunto i finti invitati al corteo di nozze, che sono amici nostri italiani e siriani di Milano, che hanno appunto si sono prestati a questa mascherata. E forse diciamo questa scena così affollata, poi alla fine il vero protagonista è un po' il gruppo, nel senso che no, c'è questa bella storia di amicizia mediterranea in cui appunto il gruppo fa un po' da cordone protettivo, insomma, con questa mascherata per permettere il transito di queste persone tra l'Italia e la Svezia. Una scena in particolare. Sono tante le scene, ogni scena del film avrebbe veramente bisogno di un
un racconto a sé. Mi viene in mente una scena, che è una piccolissima scena del film. Nei primi 2-3 minuti del film raccontiamo immagini, appunto i preparativi, no, di questa mascherata, e ci sono alcune scene in un negozio dove andiamo a comprare i vestiti per il matrimonio, le giacche, le cravatte, gli abiti buoni. In realtà, essendo una produzione dal basso senza una lira, non abbiamo comprato quei vestiti, ma era tutta una messa in scena, nel senso che eravamo andati in questo negozio a Milano e chiedendo al proprietario, insomma, se potevamo girare facendo finta di, no, di comprare degli abiti che provavamo nel camerino. E inizialmente gliel'avevamo venduta così come un film che stavamo girando per una scuola di cinema, senza entrare troppo nei dettagli. E lui ci ha detto di sì, poi inizialmente vedevamo che era un po' rigido, nel senso quando non stava un po' attento se sgualcivamo i vestiti, le cose, era un po' su chi va là. Poi a un certo punto una di noi è andata da lui, insomma, si è sentita così, di raccontargli la verità, no? Quindi di raccontargli che non era un film come tutti gli altri, ma che per davvero stava portando 5 persone in fuga dalla guerra in Svezia e che ci servivano gli abiti buoni per far finta un matrimonio. E è stato incredibile perché, appunto, questa cosa nel film non c'è, è tutto backstage, ma è stata incredibile la reazione di questo signore, un signore sulla sessantina che è cambiato veramente da così a così, con gli occhi veramente quasi lucidi, ha cominciato a tirare fuori cravatte, camicie, abiti firmati da centinaia di euro l'uno, improvvisamente senza più preoccuparsi se li sgualcivamo oppure no, e veramente ci ha salutato abbracciandoci, veramente commosso, no, della bellezza, della giustizia di quello che stavamo facendo. E questa è un po' la reazione che accompagna il film, cioè, ancora oggi, no, quando incontra poi il pubblico, gli spettatori. Come è stato accolto? Molto bene in Italia, nel senso che la prima accoglienza il film l'ha avuta con il crowdfunding, nel senso che noi siamo tornati dal viaggio a novembre, siamo messi a montare, quando ci siamo resi conto che non avevamo nessuna TV, nessuna casa di produzione disposta a produrlo, abbiamo lanciato questo crowdfunding su internet che è andato benissimo. 2617 donatori di 30 paesi, quasi 100.000 euro raccolti sulla rete, e quella è stata la prima sorpresa, no? Scoprire che appunto migliaia di persone ci tenevano a chiudere, a far esistere questo film. E poi da Venezia in poi è stata appunto tutta una strada in discesa, nel senso che abbiamo fatto più di 130.000 spettatori in tutta Italia, 300 proiezioni evento con appunto dibattito con uno dei noi registi o con qualcuno del gruppo in 300 città italiane. Veramente abbiamo battuto a tappeto l'Italia, una reazione straordinaria sia per il tema sia per il fatto che comunque è un film documentario, non ci sono grossi nomi, quindi veramente solo col passaparola, insomma, un po' la dimostrazione anche che poi alla fine il cinema è vivo, nel senso quando c'è la storia giusta, il coinvolgimento giusto delle persone, appunto la gente si muove, no? E si appassiona. E all'estero abbiamo cominciato a novembre con la distribuzione internazionale, girando più che altro per il festival fino adesso. Siamo stati fino ad oggi in una ventina di paesi più o meno, cioè, festival più importanti, abbiamo fatto l'ITFA di Amsterdam, festival documentario di Göteborg, Dubai, adesso stiamo andando a Toronto, a Hot Docs, e andremo al Hedgehog in Nuova Zelanda, insomma stiamo girando veramente lungo e largo.